Ben ritrovati, scusate l'assenza, ma questi giorni ho avuto abbastanza da fare. Allora, scusate poi se non rispondo sempre su Facebook, ma risulta attivo, sì, ma c'ho tante cose da fare. Quindi perdonate la mia risposta indifferita. Allora, oggi mi sono fatto una risata. Mi sono fatto una risata perché mi sono preso un caffè e mentre il barman si gira, lo vedo e c'ha i baffi a manubrio. Siamo fatti una risata, gli ho raccontato pure un aneddoto che ultimamente succede. Ogni volta che mi fermo al semaforo vicino a casa mia, dove ci stanno due indiani che lavano i vetri, non so per quale motivo, ogni volta quando mi guardano in faccia e vedono sti baffi, mo passano gratis, boh, forse gli faccio pena. Vabbè, dopo sta parentesi, diciamo di esperienza vissuta, oggi non ti parlo di un argomento ben preciso, ma ti voglio, visto che sul gruppo c'è stata una diciamo discussione in modo positivo, discussione positiva, non negativa, quindi nessuna discussione a livello di litigata o cose varie, per quanto riguardava l'utilità di questo oggetto qua. Lo vedi questo oggetto qua? Questo è il portapennello con porta rasoio. Allora, per me è un oggetto indispensabile, indispensabile tra virgolette, puoi fare anche a meno, però per me è molto comodo e utile, per semplice motivo che tu che cosa fai? Scusami un attimo perché sennò mi parte la musichetta. Allora, che cosa fai? Quando tu ti radi, quindi usi il pennello eccetera eccetera, sì, lo puoi anche lasciare dritto per dritto. Oh, io ti faccio vedere questo perché questo, come monta questo tra quelli che c'ho io, vada bene, tra quelli che c'ho io è il migliore. Allora, le setole si stanno, se ne stanno andando a farsi benedire una per una, però ti posso dire che questo poi lo ricomprerò sicuramente nuovo, perché l'Omega ancora lo produce questo qua, guarda bene, carino, guarda la differenza tra il bestione. Il bestione, sai, dopo averlo tra virgolette attivato, gli ho fatto fare il primo lavaggio eccetera eccetera, rimane sempre un po' duro. Invece questo qua, che rimaneva anche questo duro dopo parecchi anni di non utilizzo, usando la formula magica dell'aceto, lasciato in ammollo in aceto per una ventina di minuti e poi tutta la notte dentro il balsamo, e ho montato il balsamo, devo dire che ha ripreso vita. E purtroppo vedi pure te che i peli, le setole se ne vanno a farsi benedire, ma ha recuperato. E ti dico che logicamente montando dentro una ciotola più piccola, questo fa un risultato sorprendente rispetto a questo che già ha preso, vedi, ha preso la sua forma negativa. Sti peli qua mi sa che gli do un bel taglio. Sì, questo pure lavora molto bene, però lo sento molto ancora duro. Vabbè, dicevo, è importante secondo me il portapennello, guarda, oh, c'è un altro, perché tu lo lasci ad asciugare così, cambia poco, perché lo lascia così, però secondo me così è ancora meglio, ancora meglio. E poi vuoi mettere la differenza, vuoi mettere la differenza, tutto bello organizzato, quanto può costare un portapennello? Io, perché questi l'ho rimediati, per carità, però quanto può costare? Una fesseria. Secondo me è utile perché ti trovi già tutto bello che concentrato. Ti ripeto, guarda, la situazione è questa, ritrovi già tutto qui, bello messo in ordine, anche perché poi noi, parliamoci chiaro, noi amanti dei rasoi eccetera eccetera, tendiamo a comprare e accumulare, quindi poi non ci basta più manco l'armadietto, lo spazietto classico. Quindi secondo me questo è un oggetto dove già a portata di mano c'hai tutto. Se ti fai la barba non tutti i giorni, o un giorno sì un giorno no, l'unico ingombro sarebbe questo, il pre-barba e il sapone o la crema. Quindi per me è utilissimo. Poi ripeto, c'è l'Omega proprio stessa che li fa, e il set da regalo con il rasoio, se vuoi, il rasoio credo che sia un classico multilama o un bilama, e col pennello a scelta. Per esempio qua c'è quello sempre dorato che è finto d'asso, che non ho preso, però per me sono molto utili, io ve li consiglio. Anche in fattore estetico è bello vederli messi insieme, credo. È una bella opera d'arte, chiamiamola così,
Intanto poi sono sicuro che poi verrà fuori il commento di qualcuno che dice opere d'arte, eccetera, eccetera, che adesso non vado a dire perché aspetto il suo commento, quindi sono molto, secondo me, utili e indispensabili. Oh, guarda, no, vado a tagliare un attimo un pezzo di filo che mi è uscito fuori. Olè, fatto, fatto. Ok, quindi secondo me, ragazzi, sono indispensabili. Ripeto, non voglio essere monotono. Domani mi sbarbo, quindi se volete mi trovate, però domani farò una cosa tra virgolette breve per quanto riguarda YouTube, quindi lo taglierò, spezzetterò, perché poi le persone mi dicono: ammazza, tutto sto tempo uno si deve dedicare al video che fai. Dopo un po' magari dà fastidio, risulta pesante, quindi andrò molto a tagliare. Invece, se vogliamo incontrarci su Meerkat, ragazzi, Meerkat ve lo spiego un'altra volta, anzi ve la faccio vedere l'applicazione, così almeno chi fosse interessato a interagire con me, poi quando stabiliremo il giorno della live, sbarbata live, potremo utilizzare direttamente il tubo YouTube. Per il momento vi dico che mi trovate qui. Aspetta, chiudo un attimo i chat perché sennò poi si vede tutto quanto. L'applicazione Meerkat, eccola qua, questa qui. O entrate, non so, io sono entrato col mio account di Twitter. Quando faccio il mio live metto qui il nome della trasmissione, quindi se non trovate me, che ne so, io le chiamo la maggior parte delle volte sbarbata col prodotto poi che utilizzo. Cercate il mio nome e cognome e sicuramente mi trovate. L'unica cosa è che mi trovate soltanto quando sono online, a differenza di Periscope che ancora non va bene su Android, quindi non lo uso perché poi c'è problema di collegamento, le persone mi dicono che non si vede, non si sente, quindi punto su Meerkat. Periscope, a differenza, lascia, mi sembra, non so, per 24 ore il video poi che è stato fatto. Quindi Meerkat solo online, solo quando sono online mi potete vedere. Per il resto sto in attesa di un nuovo sapone da barba che poi vi mostrerò domani, se Dio vuole e se ci sarete. Stavolta vado a utilizzare la Palmolive verde. Ah, un'altra cosa, mi rivolgo a tutti quelli che mi fanno le domande tipo che prodotti usi, che non usi, l'hai mai provato, non l'hai mai provato. Ragazzi, quello che vedete è quello che sto provando e quello che ho provato. Altre cose non le ho provate. Se mi chiedete, che ne so, un dopo barba che io reputo buono, che piace a me, io ve lo dico. Poi sta a voi decidere. Io non è che vi dico comprate quello lì, comprate, che ne so, il Floyd o comprate il William. È a vostra decisione. A me sono due fragranze che piacciono. Utilizzerò sicuramente il consiglio che mi è stato dato da un iscritto, grazie, grazie mille, perché la penso, mi ci ha fatto ragionare pure a me il fatto del Floyd, che usandolo con la pompetta, quindi lasciando la pompetta sopra, magari può creare, può facilitare l'evaporazione della fragranza dello stesso Floyd. Quindi magari lo continuerò a utilizzare col tappo ogni volta apro e chiudo, in modo che rimane là. Non ci avevo pensato, grazie, mi ha fatto pensare a questo. Quindi per il momento la pompetta rimane là e spero. In un futuro, già mi è da pensare al nome, di poi acquistarla. Per il momento rimango così, quindi se volete rimanere aggiornati, domani sicuramente trasmetterò. Scusate l'assenza, ma purtroppo impegni chiamano. Grazie a tutti quelli che si fanno vivi, e anzi sono molto felice, sai, perché ultimamente su Facebook non riesco più a scrivere a nessuno, perché minimo minimo 5-6 chat. Ogni tanto mi perdo, sta cominciando a prendere piede, tra virgolette, il fatto che le persone parlano quello che volevo. Però, ragazzi, non ve la prendete se non vi rispondo subito, perché non ce la faccio proprio fisicamente, rispondo a tutti quanti. Quindi non ve la prendete, poi con calma rispondo a tutti. Detto questo, a domani e buona giornata. E se tante volte capitasse il ragazzo che oggi mi ha fatto il caffè, dà un'occhiata a quello che ho fatto, nei vari video. E renditi conto, perché noi i baffi li portiamo perché siamo gentlemen. Ciao, a domani, buona giornata.